più indoor, diciamo, dagli studi di Telemax a Lanciano, ma stasera è il primo dei venerdì di luglio in cui siamo ospiti del Medusa Dinner Club a Pescara, quindi siamo proprio a 5 metri dalla spiaggia, mentre le persone cenano, ci sono anche feste di ragazzi in discoteca, ci sono addio al nubilato e al celibato, noi andiamo in onda con Muso Duro questa versione estiva, quindi buonasera a tutti voi, benvenuti a questa prima. Mi scuso se abbiamo iniziato con leggero ritardo, c'erano delle accortezze da ultimare dal punto di vista tecnico, come sempre quando si fa, insomma, un'esterna per la prima volta. Noi abituati a stare negli studi di Telemax con questa trasmissione. Allora, prima di andarvi a presentare gli ospiti, intanto saluto, ringrazio Tommaso D'Alonso e Marcello Palucci che sono nello studio di Lanciano di Telemax, e saluto poi tutti i tecnici e cameraman che invece sono qui al Medusa Dinner Club. Grazie a Gianni D'Arcangelo, c'è Fabio Moretta e poi abbiamo anche, ho dimenticato il cognome di Nicola, che comunque Nicola, poi dopo vi dirò anche il cognome. Devo dire, fa molto caldo qui, proprio clima marittimo, clima davvero estivo, d'altra parte è iniziato un caldo mese di luglio. Allora vado subito a presentarvi gli ospiti, abbiamo davvero tante cose anche stasera da dirvi. Intanto un collega che opera su uno dei siti web più seguiti in assoluto dai tifosi biancazzurri. Allora saluto Valerio De Carolis. Buonasera Valerio. Difficile, perché questi addio al nubilato e al celibato coglieranno la mia attenzione, avranno la mia attenzione, quindi sarò distratto da queste belle fanciulle. So, quindi già lo vedo che la coda del tuo occhio destro è proiettata verso un altro orizzonte. Forzapescara.com, Valerio De Carolis poi ci dirà, insomma, cosa scrivono i tifosi biancazzurri in queste ultime ore a proposito di mercato. Poi ci è venuto a trovare un caro amico, un manager del calcio, lui le sa davvero tutte, poi tra l'altro è esperto anche in corsi e ricorsi, insomma di tutto un po'. Giuseppe Tambone, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Ciao, buonasera Giuseppe. Buonasera. Tutto bene, sì? Sembra di sì, dai. Se periodo ancora di ferie, no? Per te? No, credo che quest'anno le ferie potrebbero essere un grosso miraggio, però meglio così, dai. Meglio così, infatti. E poi un altro collega che tra l'altro opera su un altro dei siti web tra i più seguiti, sono in realtà i due più seguiti in assoluto dai tifosi del Pescara, dopo forzapescara.com c'è anche Pescara Sport 24, Luciano Rapa. Buonasera Luciano. Buonasera Sergio, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Non solo sito web, ovviamente ti occupi di tante cose, però insomma, e direi anche non solo calcio, non solo Pescara, direi che tu segui anche lo sport a 360 gradi, insomma. Sì, sì, cerco di spaziare il campo dei miei interessi, fermo restando che ci deve essere sempre un editore che mi dia fiducia. Certo, non può mancare, ovviamente. Allora, questa volta lo devo ammettere, è lui qui il padrone di casa, perché siamo a Pescara e insomma è qui e può essere il padrone di casa. Negli studi di Lanciano sono io e qui è lui, Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Ciao, ciao Sergio, grazie, sì. Sono a casa, infatti mi sento benissimo e sono contento di avere questa platea di ospiti che sanno sicuramente tutto sul calciomercato, ma prima di sentire poi il loro commento sugli acquisti del Pescara ho l'onore di presentare il mister campione d'Italia WISP 2016, Roberto Bombini. Eccolo qua. Grazie, Roberto, buonasera. Buonasera. Niente, come Riccardo ha appena detto, noi domenica scorsa ci siamo fregiati di questo titolo importantissimo, che è quello di campione d'Italia WISP. Noi abbiamo una squadra amatoriale, Riccardo già, come mi aveva detto, ho visto in altre puntate, ha parlato di questa nostra squadra, ci divertiamo, però poi alla fine vincere è sempre bello, anche se fai la WISP. Poi c'è un campionato italiano, uno scudetto, è sempre meglio. Tra l'altro non sei venuto da solo Roberto, sei venuto accompagnato da una bella coppa. Una grande coppa, questa, ecco, questa è la coppa per lo scudetto WISP conquistato dalla squadra. La coppa che abbiamo la squadra Quelli della Notte, giusto? Sì, sì, sì. Dove tra l'altro giocano quasi tutti ex professionisti. Sì, 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 sì. Sì, vabbè, poi
pesante la coppa? Abbastanza. Ma pesante in tutti i sensi? Pesante in tutti i sensi, perché comunque è un titolo italiano, come dicevo prima, quindi. Va bene, allora, venendo al Pescara, ricordo che è stata questa mattina la campagna abbonamenti 2016-2017 per la prossima stagione di Serie A, poi più tardi ne parleremo, vi faremo vedere anche immagini e interviste, poi stasera tra l'altro i tecnici presenti qui che ho salutato all'inizio qui alla Medusa a Pescara devono ovviamente raccordarsi con quelli che sono nello studio centrale a Lanciano di Telemax. Poi per quanto riguarda ancora il Pescara, ovviamente parleremo di calciomercato, ma io prima una prima spolveratina con gli ospiti la vorrei fare sugli europei di calcio, in particolare sull'Italia. Insomma, secondo me la sensazione vostra, fin dove può arrivare questa squadra azzurra alla vigilia della classica ormai contro la Germania, veramente una sfida classica, quali sono le sensazioni per questi azzurri? Beh, l'Italia finora ha fatto un cammino a mio avviso straordinario. L'Europa è un campionato, è un torneo particolare, poco tempo, cioè, quindi pochi concetti, quelli che Conte ha cercato di inculcare sui ragazzi che hanno metabolizzato a mio avviso bene il calcio contiano, quindi domani credo ci siano buone possibilità, secondo me, nonostante la Germania, lo sappiamo tutti, l'abbiamo visto, una squadra trattore, una vera e propria corazzata, però Spagna, ma adesso è rimasta forse la favorita numero uno. Esatto, l'unico problema sarà appunto vedere come sostituire De Rossi, se eventualmente non dovesse farcela, però comunque il è pronto Sturaro. Sturaro, sì, al posto, poi si vedrà tra Parolo, non so se può essere una garanzia, qualcuno storce la bocca. Sturaro, però io credo che l'Italia possa fare bene domani contro la Germania. Allora, da Forza Pescara a Pescara Sport 24 voglio sentire anche Luciano Rapa. Io sono un contiano della prima ora, dall'epoca di Arezzo, sì. Quindi dovrei essere ottimista, ahimè non lo sono, credo che sia la partita più difficile che ci potesse capitare, non solo per la solidità della Germania ma anche per le condizioni fisiche degli azzurri, in particolare di due uomini chiave quali Candreva e De Rossi, il primo certamente out, il secondo molto difficilmente in campo. Giuseppe, siamo noi, sono gli azzurri la sorpresa di questi europei oppure qualcun altro? Vabbè, mi dirai l'Islanda sicuramente. Ma sinceramente io avrei, alla vigilia avrei pronosticato una vita un po' più lunga alla Croazia, però purtroppo in queste partite sono gli episodi che possono fare la differenza. Il Portogallo in questa fase sta dimostrando che non ha beccato un episodio, ne ha beccati diversi, quindi è anche una situazione da tenere in considerazione. Per quanto riguarda l'Italia, credo che la squadra abbia fatto più che di quello che noi italiani pensavamo, un brillantissimo girone di qualificazione, un bellissimo confronto con la Spagna. Credo che lì abbia dimostrato la nostra nazionale che può essere una sorpresa. Con la Germania credo che non sia facile, rispetto alla Spagna credo che ci sia una difficoltà in più, perché innanzitutto la Spagna è una squadra che giocava con una propria identità, quindi ha permesso all'Italia di affrontarla in campo già conosciuto. La Germania invece è una squadra che sa anche adattarsi, quindi sarà un po' più difficile partire già con lo schema definito come era stato nelle altre partite, però diciamo che nei momenti di difficoltà, e questo può essere un momento di difficoltà, si deve vedere il gruppo, e speriamo che questo gruppo riesca ad uscire. Passaggio, è stato nominato il Portogallo, che ricordiamo è stata la prima semifinalista in ordine cronologico, ed è una squadra che è arrivata in semifinale senza aver mai vinto una partita alla fine, perché nel girone eliminatorio le ha pareggiate tutte e ha continuato a pareggiarle anche agli ottavi e ai quarti, salvo poi vincere agli overtime e ai calci di rigore addirittura contro la Polonia. Quindi insomma una questione un po' particolare. Invece direi la squadra simpatia forse può essere l'Islanda, ma intanto mister Bombini sugli azzurri, da allenatore esperto quale sei, Roberto? Beh, insomma, grazie dell'esperto, ma io penso che l'Italia anche contro la Spagna, e tutti la davano, cioè insomma non è che aveva tutti questi favori del pronostico, però alla fine sappiamo com'è andata, quindi io penso che
storicamente la nostra nazionale nei momenti topici è sempre una squadra che può dire la sua, e io mi aspetto questo domani, anche se la partita è molto difficile, quindi speriamo bene, forza azzurri, e confido in Conte perché penso che sia veramente il numero uno lui. Caro Riccardo, allora, una nazionale molto poco nerazzurra e tanto bianconera, quindi questo voglio, contrariamente a quello che pensavi tu, ma purtroppo per te, beh, l'Inter degli italiani ne ha davvero pochi. Non c'è colore nella nazionale, non c'è colore. Però, come ti ho detto l'altra volta, sicuramente il blocco difensivo juventino ci dà queste garanzie, perché io considero il blocco più forte d'Europa. E per quanto riguarda la partita di domani, molto difficile, la Germania è una squadra molto tosta, gioca a memoria, sono forti tecnicamente e sono forti tecnicamente, quindi è molto difficile. Io ti ho detto, non subisco, io ti ho detto che avremmo battuto la Spagna la settimana scorsa e purtroppo saremmo usciti con la Germania. Tendo a ripetere questa cosa, non sono, cioè sono ottimista sulla squadra, ma trovo un avversario molto difficile. Poi sicuramente l'assenza di De Rossi a centrocampo e di Candreva sulla fascia peseranno molto, però dall'altra parte abbiamo anche qualche punto a nostro favore, che è sicuramente la tradizione a favore con la Germania. E poi noi quando giochiamo contro i tedeschi abbiamo questa carica in più che ci permette, speriamo, di portare a casa il risultato. Senti, l'Islanda, squadra simpatia, Free Birkir entrerà nella storia dopo che l'anno scorso per Bjarnason, squadra... che non aveva partecipato ai playoff col Pescara, era stato intasato dai tifosi. È stata fantastica l'Islanda, credo che sia nel cuore di tutti gli italiani, perché è sicuramente una squadra simpatica innanzitutto, poi hanno fatto anche l'H in fondo con i propri tifosi, insomma una cosa molto simpatica, è un po' il un modo di vedere il calcio in maniera diversa. E comunque sì, l'Islanda assolutamente, tifiamo, io penso che non c'è un italiano a cui non stia simpatica l'Islanda. Tu però un qualcosa di islandese ce l'hai, devo dire, nei tratti somatici, questo... Sì, assolutamente. Infatti, te l'hanno detto in tanti, immagino. Infatti mi chiamavo anche Larsson. Sei nordico, ma non penso fino al punto di essere islandese. No, insomma, no, no. Così comunque, tanto... No, sì, sono nordico, ma non sono islandese. Allora, senti, invece, sì, sul Pescara, poi adesso, dopo la prima pausa pubblicitaria, parleremo della campagna abbonamenti, faremo un po' punto della situazione, anche su quello che è accaduto questa mattina alla presentazione, anche con il presidente Daniele Sebastiani. Però intanto per il calciomercato, queste prime mosse eccetera, cosa ti fanno pensare finora le cose che sono accadute? La cessione in fin dei conti solo di Lapadula al momento, perché Caprari è definita la cessione con l'Inter, però resta comunque un altro anno a Pescara. Ma innanzitutto vedo che sia il nostro allenatore che il presidente viaggiano entrambi nella stessa direzione, perché Oda aveva chiesto di mantenere uno dei due. La Padula era quello che aveva più mercato, è andata alla Juventus, al Milan anche con una cifra, per una cifra maggiore. Hai riuscito a vendere Caprari, ha incassato, lo tiene un anno, quindi ha fatto contento il suo allenatore. Secondo me sul mercato si sta muovendo molto bene, con dei giovani che hanno voglia di giocare, giovani interessanti. Devo dirti che quest'anno sono veramente entusiasta di come si sta svolgendo il calciomercato del Pescara, però chiaramente siamo agli inizi. E poi voglio lasciare, diciamo, la parola agli esperti, perché abbiamo qua veramente tre esperti di calciomercato. Io ho fatto parlare te per avere giusto un'infarinatura iniziale. Appunto, poi la mia infarinatura iniziale è che loro, per il momento, insomma, sono molto entusiasta, perché tutti gli acquisti sono stati veramente mirati, sono giocatori che hanno voglia, non sono giocatori arrivati, sono giocatori che vogliono arrivare. Forse ti dico, l'unica mezza critica, se mi consenti di dire, è quella sul portiere, che non lo so, io Fiorillo è nel mio cuore per tutto quello che ha fatto, e adesso non so questo ruolo, se sarà un primo portiere, un comprimario, anche per l'età che ha, sarà una cosa che poi deciderà il nostro mister. Allora andiamo a ricordare, per chi non lo sapesse, in breve quali sono finora i giocatori che sono arrivati a Pescara di fresco, insomma i nuovi.
portiere appunto Albano Bizzarri, portiere argentino di 38 anni ma da una vita in Italia, ultimo domicilio conosciuto Chievo Verona, in precedenza Lazio, Genoa e tante altre squadre. Poi per il centrocampo Brian Cristante, presentato nei giorni scorsi, questo 21enne centrocampista, ruolo mezzala ma può ricoprire vari ruoli in mezzo al campo, che arriva dal Benfica, che aveva iniziato praticamente nel Milan qualche apparizione recentemente nel Palermo nella seconda parte della scorsa stagione. E poi invece per quanto riguarda ancora la difesa, Cristiano Biraghi dall'Inter nell'affare Caprari. Biraghi ha 24 anni, un esterno sinistro, ha varia esperienza soprattutto a livello... Già giocato in Serie A. A livello di Serie B però in particolare. E per quanto riguarda l'attacco, Gheorghe Puskas, che è originario della Romania, questo attaccante che l'anno scorso l'abbiamo visto nel Bari di Andrea Camplone, comunque di proprietà dell'Inter. Non penso che possa essere una prima scelta tra le prime punte che avrà Massimoddo, però comunque una valida alternativa. Questi sono al momento i nomi, però siccome qui abbiamo sia Luciano Rapa che Valerio De Carolis, che sono molto più informati di me nelle ultime ore, perché si sa che la velocità del web è una cosa impressionante e loro devono star dietro al web per aggiornare i loro siti. Quindi, voglio dire, Luciano, ho dimenticato qualcuno finora delle, diciamo, delle cose ufficiali? No, riassunto perfetto. L'unica cosa che hai omesso è che oggi è stato depositato il contratto di Francesco Nicastro dalla Juve Stabia, un colpo, se così vogliamo definirlo, non per la stagione attuale, in quanto verrà girato in prestito nelle categorie inferiori per maturare ulteriore esperienza prima di tornare alla casa madre. Un altro giocatore che insomma non è per la stagione attuale, ma poi il Pescara ha comunque acquistato, è il talento del Teramo di Paolo Antonio, che mi pare il Pescara si sia assicurato, che insomma è un giocatore di cui si dice un gran bene, che ha giocato un ottimo campionato di Lega Pro con il Teramo, però comunque resterà in biancorosso, penso, la prossima stagione. Sì, resterà in biancorosso, ma si sta rinnovando una sinergia con il Teramo molto importante. Oltre ad Altobelli, ceduto dal Pescara al Teramo, sbarcherà sempre nel club di Campitelli il difensore Carcalis. Lunedì ci sarà un incontro tra Sansovini e presidente e direttore sportivo Lupo del Teramo. Che ha ancora un anno di contratto con il giocatore, non opporrà resistenza e faciliterà qualsiasi decisione Sansovini debba prendere. E ci sono degli elementi interessanti nel settore giovanile del Teramo che andranno al Pescara, e ti dirò di più. Anche nel Lanciano ci sono quattro elementi, al di là del portiere Antonino, che interessano al Pescara, in un'ottica di sinergia arriveranno in biancazzurro. Ho capito. Valerio De Carolis, invece, i tifosi di Forza Pescara come commentano nelle ultime ore queste prime mosse di mercato del Pescara? Innanzitutto c'è da registrare un'oggettiva crescita del Pescara come società, tornando al campionato con Stroppa allenatore. Qui invece c'è un accenno di progettualità, perché rimane Massimo Oddo, gli acquisti sono quelli che sono arrivati e quelli che arriveranno comunque saranno giocatori che l'allenatore vorrà e che tutto lo staff cercherà di portare in bianco-azzurro. Mi permetto di aggiungere, come indiscrezione, il Pescara ha sondato il terreno anche per il ritorno di Federico Melchiorri, c'è stato comunque un contatto diretto con Daniele Sebastiani, con l'entourage di Melchiorri, che potrebbe essere un attaccante, però chiaramente non potrà essere la prima scelta. L'attacco si è parlato di... Però scusate ragazzi, a questo punto penso che ci voglia una prima scelta come prima punta, perché Puskas non è una prima scelta ed è arrivato, e infatti qualcun sarà... arriverà, qualcuno resta. Nonostante l'Empoli è tornato forte su Gilardino, quindi comunque Gilardino nome accostato al Pescara. Chiaro è che comunque sulla panchina biancazzurra siede Massimo Oddo, e questa è una garanzia in più, perché quel Oddo ha ottimi rapporti sia con Gilardino, ti era fatto anche il nome di Borriello. Non so quanto sia possibile l'arrivo di Osvaldo. C'erano le suggestioni Borriello e Osvaldo.
nelle scorse ore che qualche cattiva lingua aveva detto sì, sono più suggestioni per passeggio in Riviera, esatto, più che sul campo di gioco. Tante le battute. Qualcuno ha fatto anche la battuta, qualche collega sicuramente più titolato di me hanno più figli che gol segnati. Sì, vabbè, lì Borriello a mio avviso è un giocatore che potrebbe far bene come Gilardino, Osvaldo non lo so. Comunque i tifosi stanno prendendo abbastanza bene questa campagna acquisti, anche se vanno sempre vogliono restare con i piedi per terra perché è ancora lunga, lunghissima, siamo al primo giorno. Sì, operazioni è vero che sono state fatte alcune in precedenza, però adesso entra nel vivo il direttore qui al fianco a me lo sa ancora meglio. Sì, no, poi continueremo a parlarne della campagna acquisti e cessioni, cercheremo di fare anche un punto della situazione sulle altre squadre di Serie A, in particolare per gli allenatori. Ma Giuseppe Dambone, prima della pubblicità voglio chiedere velocemente, finora tu da dirigente avresti fatto qualcosa di diverso dei movimenti che sta operando il Pescara, sia in entrata che in uscita? Ma, o no? No, di diverso no, diciamo che la società sta operando come si deve. Innanzitutto le operazioni di cessione, sia con la partenza effettiva, quindi la Padula, che non effettiva come quella di Caprari, sicuramente hanno fatto bene al bilancio, cifra più cifra meno per quello che si legge dalla stampa. Credo che siano riusciti a capitalizzare un qualcosa come a occhio e croce un terzo del loro budget, quindi significa che è un'operazione di grossa intelligenza e di grande spessore. Ecco, tu che sei molto esperto dei budget societari, sul fare attenzione eccetera, si sta solo cercando di fare attenzione o si sta cercando anche di costruire qualcosa di importante secondo te con questi movimenti? Ma no, assolutamente, perché quando contemporaneamente a queste operazioni metti dentro come Brian Cristante, che credo che sia, e mantieni, fai un'operazione molto, molto costosa come quella di Verre, credo che stai pensando decisamente a un programma e andare avanti. Cristante io lo ritengo, quindi non solo a tamponare, no, diciamo, no, io credo che a galleggiare, no, assolutamente. Cristante per me è uno dei più grossi errori del calcio italiano degli ultimi anni, perché lo hanno fatto andare via, cioè, l'anno scorso, probabilmente per una plusvalenza del Milan, ma era un giocatore che per quanto giovanissimo la B, ma anche la Serie A, l'avrebbe potuta fare a spasso. Secondo me in quel ruolo lì è il giocatore più forte giovane che c'è in questo momento in Italia. Spero che attraverso l'attenzione, la pazienza e anche la disponibilità di Massimo Oddo riesca ad emergere, perché effettivamente se ne beneficerà il Pescara, ma se ne beneficerà anche il movimento italiano, perché in quel ruolo lì, come abbiamo parlato prima, abbiamo grandi difficoltà e non riusciamo a proporre alternative valide a giocatori che sono un po' datati, hanno passato l'asticella dei 30 e quindi hanno bisogno di ricambi. Va bene, poi continueremo questo discorso, però adesso andiamo in fascia pubblicitaria. Al rientro vedremo direttamente il consuntivo di quello che è accaduto questa mattina presso il convitto dei giovani giocatori del Pescara. C'è stata la presentazione della campagna abbonamenti 2016-2017, dopo vi daremo anche un po' di cifre sul costo degli abbonamenti. È stata anche l'occasione per ascoltare il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Tutto fra pochissimo, intanto qui noi cerchiamo di non distrarci, ma al Medusa Dinner Club sta succedendo di tutto, soprattutto nelle tavolate dove ci sono gli addi al celibato e al dubilato, ma soprattutto arrivano profumi di buona roba da mangiare, quindi noi per il momento abbiamo solo il fumetto con la nuvoletta. Va bene, stiamo volentieri ancora insieme a voi, speriamo che sia altrettanto per voi. A tra pochissimo, linea alla regia, a Lanciano, alla regia centrale, a tra poco.
Entra nel vivo la preparazione del club alla Serie A. Dal 4 luglio infatti aprirà i battenti ai tifosi la nuova campagna abbonamenti del Pescara, che punta ad un campionato interessante con l'obiettivo della permanenza. Con lo slogan "Un amore sempre più forte", la società ha voluto lanciare un segnale importante, confidando nella massiccia adesione del popolo bianco-azzurro. Fino al 22 luglio potrà essere esercitato il diritto di prelazione. Dal 18 dello stesso mese la vendita degli abbonamenti sarà aperta a tutti. Per tre gare con le giornate bianco-azzurre gli abbonamenti di Curva Sud non saranno validi. Nell'ultima Serie A il Pescara totalizzò 7.000 abbonati. La politica scelta dalla società ha fatto sì che venissero create tre diverse tipologie di abbonamenti: listino rosso, quindi nuovi abbonati; listino giallo, lo sconto prelazione per gli abbonati della scorsa stagione; il listino verde, sconto prelazione fedeltà per gli abbonati di almeno due stagioni sportive. Previste riduzioni per donne under 18, over 60 e diversamente abili. Il presidente Daniele Sebastiani: ma secondo me il tetto lo fisseranno i tifosi. Se saranno intanto soddisfatti, io penso, di quello che abbiamo fatto in questi 4 anni, ci daranno una risposta. Se saranno soddisfatti di quello che stiamo facendo nell'allestimento della squadra, ci daranno ancora un'altra risposta positiva, e poi il campo ci dovrà dire se abbiamo fatto bene. Calciomercato, il presidente Sebastiani si sofferma sulle ultime operazioni portate avanti con l'Inter. Abbiamo fatto questo scambio perché, come avevo detto all'inizio, cercheremo di fare una campagna intelligente, non solo guardando a magari la possibilità di prendere soldi, ma magari guardando anche la possibilità, come è stato per il discorso Caprari-Biraghi. Abbiamo bisogno di un giocatore in quel ruolo. C'è Biraghi, che è un giocatore giovane che già con circa 100 partite alle spalle, e abbiamo fatto uno scambio con l'Inter, tenendoci, come dicevo a qualche tuo collega che è un po' duro di comprendogno e non capisce, tenendoci insieme una partecipazione sulla futura vendita di entrambi. Quindi abbiamo fatto un'operazione intelligente. Per quanto riguarda la difesa, il discorso di Ageti? È un giocatore con il quale abbiamo parlato. Io ho dato un tempo perché non faccio la ruota di scorta di nessuno. Se il giocatore entro domenica ci darà una risposta, sarà un giocatore del Pescara, altrimenti guarderemo altrove. Si parla anche del sostituto di Lapadula. È uscita fuori questa notizia anche abbastanza inattesa, originale, di Osvaldo. C'è un interesse reale del Pescara per l'argentino, oppure è solo una notizia di mercato come tante? Ma sono giocatori, al di là di quello che poi scrivono i giornali, di gossip, sono giocatori che sicuramente non sono per Pescara, perché sono giocatori talmente forti. Osvaldo è un giocatore talmente forte che probabilmente, se deciderà di andare a giocare altrove, avrà 100 posti dove andare, ma non è, secondo me, qualcuno l'ha tirata fuori. Io non credo che sia un'ipotesi percorribile. In questa estate che inizia davvero a impazzare anche come temperatura, in particolare, ma non solo, di calciomercato a riguardo del Pescara per il prossimo campionato di Serie A. Allora, abbiamo visto la presentazione della campagna abbonamenti 2016-2017, questa mattina non so chi di voi era presente. Allora, c'era ovviamente il dottor Luciano Rapa che non poteva mancare. Allora, intanto, che clima c'era, anche da quello che dice il presidente Daniele Sebastiani, che sembra che faccia sempre più tutto lui nel Pescara, no. Era però abbastanza soddisfatto, abbastanza rilassato, no? Assolutamente sì, era soddisfatto, anche perché c'è stato un grandissimo lavoro dietro di equipe nel congegnare la campagna abbonamenti. Rispetto a 4 anni fa non sono stati fatti gli errori tanto criticati all'epoca, prezzi abbordabili, prezzi per tutte le tasche, e soprattutto un occhio di riguardo verso i tifosi più fedeli, quelli che anche nelle passate stagioni avevano dato fiducia al club. Ci sono tre diverse tipologie di listino prezzi: una per i nuovi abbonati, una per gli abbonati
storici da almeno due stagioni ed una per gli abbonati dell'ultima stagione ma non delle precedenti. Sì, visto che ci siamo, ricordiamo che sono queste tipologie distinte da dei colori come il semaforo, il rosso, il giallo e il verde. Praticamente il semaforo rosso è per i nuovi abbonati, quelli che già non lo erano la scorsa stagione, il semaforo giallo per quelli che sono abbonati già dalla scorsa stagione ma non dalle precedenti, e semaforo verde, quindi si passa tranquillamente, premio fedeltà per quelli che sono abbonati da almeno due anni, giusto? Giustissimo. C'è una cosa secondo me importante da sottolineare, sì. Per la curva sud l'abbonamento vale solo per 16 partite e non per 19, sì. Perché con Napoli, Lazio e Roma la curva sud verrà per ordine pubblico destinata alla tifoseria ospite. Totalmente, però, alla tifoseria ospite. Però sì. Coloro che avranno sottoscritto l'abbonamento in curva sud pagheranno in un altro settore del biglietto un prezzo non pari al settore del biglietto, al prezzo del settore prescelto, ma pari al rateo per la singola gara dei sottoscrittori della curva nord, quindi pochi spiccioli. Allora vediamo un tifoso, un normale fruitore, non so, Roberto Bombini, lo segue il Pescara ogni tanto? Sì, seguo il Pescara in maniera un po' distaccata, comunque seguo, poi sono di Pescara. Allora quindi... se Roberto Bombini, da tifoso simpatizzante del Pescara per la Serie A, volesse abbonarsi, no? Una, sì. Diciamo un tifoso medio, allora per quanto riguarda la curva nord, il verde, allora diciamo chi è abbonato da almeno due anni paga l'intero 120 euro l'anno, il giallo 150, il rosso 200 euro. Per la curva sud sono 100 euro gli abbonati premio fedeltà, 127 euro il giallo e 168 il rosso, cioè quelli nuovi abbonati. Tribuna Adriatica laterale 210 euro per i più fedeli, abbonamento annuale sempre, 320 euro per i nuovi abbonati e a metà strada 250 euro per quelli che erano abbonati anche l'anno scorso. Invece Tribuna Adriatica centrale si paga un po' di più ovviamente, 300 euro, 360 e 435 rispettivamente, diciamo per i tre colori, tre tipologie di abbonati. Tribuna Maiella laterale 420 euro per il verde, 520 il giallo, 620 il rosso e poi la Maiella centrale 630 euro i nuovi abbonati, 800 euro per quelli che erano già abbonati l'anno scorso e 1000 euro per quelli nuovi, gli abbonati nuovi. Poi c'è anche, vabbè, la poltronissima, per chi se lo può permettere si va dai 1300 euro che paga un nuovo abbonato, no, un vecchio abbonato, 1300 euro, ai 1600 un nuovo abbonato. Soddisfatto a queste tariffe? Cosa penso anch'io, infatti, da come hai detto tu, hai elencato tutte queste cifre, insomma, attenzione è stata data apposta per tutti quelli che anche quelli abbonati cioè, mi sembra che hanno fatto un buon lavoro nel presentare questa campagna abbonamenti. Io dal di fuori penso che sia un'ottima cosa, ma non avevo dubbi perché il presidente Sebastiani sta dimostrando di saper gestire un po' tutto e di essere bravo anche in queste cose qua, ma questa è importantissima. Aspetta che Luciano voleva forse o aggiungere una cosa o correggermi su qualcosa. No, non correggerti, specificare che probabilmente ti riferivi al prezzo intero e non al ridotto. Sì, intero, io dico l'intero, poi c'è il ridotto, vabbè, se mi metto a dire anche ridotti facciamo mezzanotte, però il ridotto, ovviamente il ridotto, con questo io ho detto sono le cifre massime per ogni tipologia di abbonato. Quelle che ho enunciato, Riccardo, è stato detto soprattutto, insomma, chi ha ideato questa campagna abbonamenti, un giovanissimo tra l'altro dello staff della Pescara Calcio, che è Francesco Troiano. Francesco ha messo in evidenza il fatto che a livello di Serie A dovrebbero essere i prezzi più bassi in assoluto quelli del Pescara, perché sono prezzi da media Serie B. Ma guarda, Francesco lo conosco personalmente e sicuramente sta facendo un ottimo lavoro. Innanzitutto devo dire che è un grande giocatore di calcio, perché anche lui milita nella WISP e probabilmente potrebbe anche essere un acquisto, visto che parliamo di calciomercato, anche di quella della notte. Il fisico ce l'ha. Francesco è anche molto bravo a giocare a pallone, perché io l'ho visto di nascosto una volta, l'ho osservato e potrebbe essere un nostro giocatore futuro.
Per quanto riguarda invece a parte cioè, gli scherzi, il lavoro praticamente. Certo, fatto fai quello che fa Giuseppe Tamboni di solito. Bravissimo. Solo che lui lo fa seriamente. Ma anch'io. E per quanto riguarda invece il suo lavoro, lo sta facendo molto bene. Lui è un ragazzo molto giovane che ha una grande passione e questa idea di marketing è un'idea secondo me meravigliosa, perché premia appunto i vecchi abbonati, dà una continuità, dà tante cose. E poi ripeto, i prezzi sono veramente abbordabili, direi che meglio di così credo che non potevamo muoverci sul mercato. Sono molto soddisfatto. Allora Valerio, diciamo, ecco, passate il microfono a Valerio, vedi come questa è la a muso duro staffetta stasera, perché sì. Sul mare ci piace così, al Medusa si fa così, anzi guarda, la prossima trasmissione cercheremo di farla proprio sulla spiaggia, ve lo anticipo fin d'ora, venerdì prossimo cercheremo di andare proprio sulla spiaggia e ci riusciremo. In costume, io no, perché non me lo posso permettere. No, io nel promo dicevo però... in pantaloncini e ciabatte da mare, però sono stato tentato in effetti stasera. Come la canzone di ieri di Vianello con le pinne, sì. Fucili e gli occhiali. Venerdì quindi prossimo lo farò, prometto, lo farò, ciabattine e pantaloncini. Tornando a bomba, ricordiamo che ovviamente la vendita in prelazione, quindi per i vecchi abbonati, inizierà il 4 luglio, giusto? Esattamente, fino al 22 di luglio. Fino al 22 luglio. Poi il 19 però partono per tutti quanti. Io non ero presente, però mi pare 18. Comunque siamo lì, però la prelazione è dal 4 al 22 di luglio. È quello che dicevamo prima, è una crescita assoluta quella della società del Pescara, perché la campagna abbonamenti targata a Ciavatti era stata a mio avviso disastrosa. Questa invece faccio infatti un esempio, molti si lamentano adesso, guarda, il polso lo avremo entro al massimo una settimana, già dopo certo. Dopo faccio la prima un esempio settimana. Subito, mio fratello sì. È abbonato da 3 anni, sì. Pagherà 80 euro la Serie A, cioè quindi stiamo parlando di veramente di nulla. 80 euro una partita un intero campionato di Serie A è veramente è una cifra quasi ridicola, visibile, diciamo, sì. Quindi in eccellenza una partita, un biglietto costa 10 euro, sì. E stiamo parlando di eccellenza, quindi con tutto il rispetto, per l'amore di Dio, ho vissuto 2 anni in campionato di eccellenza, però è meglio di così. Adesso dovrà rispondere la piazza, cioè la Serie A stiamo parlando, appunto. Beh, poi sì, infatti, Serie A garantirà, si spera, almeno 10.000 abbonati, perché altrimenti sarebbe, cioè non è che te li possono anche accompagnare allo stadio. Ecco, l'obiettivo è quello, arrivare a 10.000 abbonati? Penso di sì, quantomeno raddoppiare, triplicare anche gli abbonati di quest'anno, perché comunque c'erano 3.008 abbonati più o meno. Ricordiamo che 10.000 abbonati significa poi lasciare altrettanti posti, se non anche un po' meno, per chi vuole acquistare il biglietto partita per partita. Anche perché stanno facendo dei lavori di adeguamento allo stadio, quindi recupereranno sicuramente i posti sotto, sì. Nell'anello inferiore che non ci sarà più l'acquario. Sì, ecco, ricordiamo che però sono partiti anche i lavori esatto. Di adeguamento, c'è da fare un po' una ristrutturazione proprio, sono lavori strutturali che riguardano in particolare le due curve, no? Le due curve, sì, ma verrà tolto l'acquario nell'anello di sotto e quindi sì. Si andranno a recuperare circa 100 posti, però ai noi la tribuna stampa verrà dimezzata. Sì, però io so che ci saranno lavori, ci saranno migliorie, così certo, è stato detto, vabbè, anche per chiaro. La tribuna stampa. Sì, sì, ci saranno migliorie, però migliorie, perché tra lavori e migliorie quanto comunque c'è una internet. Bella differenza. Quantomeno internet. Quantomeno internet, no, wifi. So wifi. Che toglieranno anche vogliamo le il wifi allo stadio Adriatico Cornacchia. Ecco, è una guerra che ci portiamo i da giornalisti. Voi mi portate io da facciamo questa battaglia da anni. Da anni, sì. Sì. Questo è vero. È vero. Questo è vero. Quindi le curve, poi verrà anche rifatto il manto erboso, se non ho capito. 400.000 euro più o meno il costo, se non vado errato. Aspide. 400.000 euro o poco più per tutti il, i lavori. Quindi, no, per il manto, per l'intervento sul manto erboso. Io ho sentito per questo. I lavori sul manto. Sì, sì. Beh, però voglio dire, è stato garantito, almeno da parte dell'amministrazione comunale di Pescara, che entro il 21 agosto, data di inizio del campionato di Serie A, il Pescara potrà giocare tranquillamente in casa le sue partite, anzi anche in Coppa Italia in precedenza potrà giocare qualche partita all'Adriatico, però
con la penalizzazione di non avere probabilmente, forse, le due curve a disposizione, o ho capito male? Non so se qualcuno più informato di me. Sulla tempistica, Sergio, non è ancora non c'è ancora chiarezza, non c'è ancora ufficialità. È chiaro che ci sono già, prima dell'inizio della stagione agonistica, con la Coppa Italia il 13 e poi il campionato il 21, sì, ci sono già due impegni calendarizzati, due amichevoli, il 10 agosto con il Perugia e il 6 nella famosa presentazione dove dovrebbe esserci il Celta Vigo. Ecco, quindi la presentazione ufficiale, ricordiamolo, ci sarà 6 agosto allo Stadio Adriatico in occasione dell'amichevole di prestigio. Di lusso non è ancora ufficiale, ma dovrebbe essere il Celta Vigo, come era stato anche lo scorso anno, insomma. Aspetta, perché Riccardo Clinco rivendica un amichevole di lusso contro quelli della notte, l'amichevole, sì, di lusso. Ricordiamo, quelli della notte, squadra WISP che ha vinto lo scudetto di categoria. E infatti stasera abbiamo invitato l'allenatore Roberto Bombini. Abbiamo lo scudetto che verrà applicato. Proprio quando si dice lo scudetto cucito sulle maglie, cucito sulle maglie, bravissimo. Ma anche tu te lo fai. Io anche ho. Te lo fai cucire anche tu sulle maglie? Assolutamente sì, me lo cuce il mister. Qua è tutta una famiglia. Prendo anche i meriti che non ho. Certo. Certo. Ma in Italia prendono tutti i meriti che non hanno, quindi anch'io, sì, prendo i meriti che non ho. No, a parte che anch'io ho qualche merito, perché io ho dato una forte mano a Roberto. Ma io lo so, io scherzo, sempre, lo so. Soprattutto a livello psicologico. Roberto, vogliamo ricordare l'undici tipo di quelli della notte? Beh, adesso qua lo metti in difficoltà, perché Massimo della notte sono nella partita più tutti... importante, quali undici schiererebbe di quelli della notte? Ecco qua, è una patata bollente. Partiamo dal portiere, dai. È difficilissimo dire una forma. Il portiere è Marco Onesti, che allena nello staff di Camplone, al Bari, e ha giocato intanto anche lui. Che modulo di gioco adotti? Ma noi giochiamo, e poi in realtà quasi sempre giochiamo con la mezza punta, quindi è un 4-3-1-2, dai. 4-3-1-2, allora sì. I quattro difensori in linea chi sono? Ma solitamente gioca Alessandro Del Grosso, Dragone, Canale... E quest'anno ha giocato Simone Berardi, ex capitano del Latina fino a due anni fa, che è venuto quest'anno, sì. Quindi insomma già abbiamo due pezzi grossi, sì. Sì, sì. Poi che hanno fatto rispettivamente la Serie A e tanti anni di C e di dilettanti, sì, sì. Come Del Grosso e Dragone rispettivamente. Sì, è vero, poi naturalmente in base alle partite di qua, ad esempio quest'anno Fabio Ferraresi che ha giocato anche lui fino a un po' di anni. Quindi a centrocampo i tre chi sono? Ma poi cambia, ad esempio Fabio Ferraresi che ha giocato, lui è un centrocampista, nasce centrocampista centrale, tante volte ha giocato centrale con risultati pazzeschi, perché comunque riesce a far giocare dal Ferraresi che iniziò una brillante carriera da professionista ai tempi d'oro del Castel di Sangro, di cui lo riportò Giuseppe Tambone anche a Castel di Sangro, lo ricordo. Veramente ci ha dato una grossa mano, un ragazzo eccezionale. Poi gli altri? Poi vabbè, c'è, adesso non dico tutti quanti, ma c'è Felice Mancini che allena il giovanissimo del Pescara, Gigi Ervese, ci sono alcuni ragazzi di colore che ci danno una mano, molti di questi fanno parte dello staff del Pescara, Pescara, le varie formazioni giovanili del Pescara. Io, Sergio, una cosa tengo a dire: tu immagina che io sono insieme, anzi siamo mister di una squadra di mister, quindi immagina quanto possiamo contare. Va bene, quindi tre centrocampo, poi la mezza punta chi è? La mezza punta solitamente la fa Andrea Carozza, che ha giocato anche lui con Pescara, Promessa, Fortise, e poi davanti giocano spesso, quasi sempre, Mauro Esposito e Maurizio Tacchi. Beh, hai detto poco. Mauro Esposito e Maurizio Tacchi. C'è uno che ha fatto la nazionale azzurra e la Serie A, e l'altro che tra B e C ha sempre segnato. Ma noi se ci riuscissimo ad allenare un po', potremmo fare anche Serie D e C. Penso anch'io, però il livello, devo dire, della WISP negli ultimi anni è aumentato molto, perché tanti ragazzi che non giocano più, tipo in eccellenza, non hanno tempo, vengono a giocare, quindi sono comunque allenati, corrono, infatti il livello è molto alto, infatti anche le finali che abbiamo fatto abbiamo incontrato abbiamo giocato con la squadra di Prato, campione di Toscana, abbiamo vinto 1-0, però la partita più difficile l'abbiamo avuta nella semifinale contro i campioni uscenti del Taranto, che è un'ottima squadra, quindi però alla fine niente, diciamo che la finale è
un'ottima partita da parte nostra, quindi devo ringraziare tutti quanti, come abbiamo detto. Non dirmi tutti, quello decisivo. Ma io direi, intanto voglio ricordare. Guarda, c'è Ballino De Caloris ha suggerito. Guarda, te lo faccio sentire. Valerio, che hai detto? Io ho detto Ferraresi perché l'ho visto nel gol su punizione contro Pescara Smile. Pescara Smile, che Zanni era stracolmo, sì, di gente. È vero. E lì mi sono esaltato, chapeau a San Ferraresi. Ma io ho un debole per Fabio. È vero. Ma quindi infatti, Fabio Ferraresi secondo, sì, Valerio De Carlo. Infatti lui nella seconda partita del girone, che noi eravamo sull'1-1, poi c'era un caldo micidiale, eravamo in 12 perché comunque abbiamo, sì, fatto i conti anche con il numero delle persone che sono venute a giocare a Rimini, non c'era più la partita, sarebbe finita 1-1 e Fabio da quella zolla ha fatto un gran gol, bella foglia morta, un gol che là, se c'è il piede ce l'hai, insomma, lo giochi alla Wispo, quindi c'è il piede, ci vuole. Va bene, quindi. Allora tu sei l'allenatore proprio in pectore, quindi non ti puoi sbilanciare tanto. Per chiudere questo argomento di quelli della notte, invece voglio sentire Riccardo, che è un po' più libero, insomma, di parlare. Allora, veramente, tra questi ci sarà qualche nuovo innesto in questa squadra scudettata? Non lo so, tu che Beh, pensi? Certo, noi ci stiamo muovendo sul mercato, ti ho detto. Vi state muovendo sul mercato. Sì, assolutamente, ma poi non solo noi, nel senso che abbiamo il nostro presidente Fabrizio Ciampoli, abbiamo il direttore sportivo Andrea Camplone, abbiamo, sì, poi tra l'altro abbiamo anche altre persone che si muovono anche nell'area Terramano, abbiamo dei team manager, abbiamo Catulini, abbiamo De Luca, detto Barabba, insomma ne abbiamo diversi. Detto Barabba non è molto consolante, però perché Barabba è Barabba, so. Il nostro consulente per il mercato del Terramano, esatto, quindi. Abbiamo il consulente del mercato Terramano, colui che ci porta un po' i senegalesi. Allora bisogna vedere chi ha smesso di giocare tra i professionisti quest'anno, perché qualcuno ve lo prendete voi sicuramente. Beh, assolutamente sì. Poi vogliamo anche ricordare che comunque ci sono anche Pifani, Massimo Pisani, Michele Gelsi, ce ne abbiamo diversi giocatori, perché sì. Siamo in tanti, ma soprattutto siamo un gruppo di amici che si diverte. Siamo perché tu ovviamente ti comprendi. Cioè io sono un po' la pecora nera, includi, nel senso che non c'entro niente, ma mi hanno adottato un po', mi hanno adottato. E con loro sono un gruppo di amici da tanti anni, io sono arrivato un po' in fondo, faccio un po' di fatica a entrare nei loro meccanismi, ma ci sto tentando, simpaticamente. Gioca è una parola giusta. Riccardo l'anno scorso ha fatto anche due gol, ha fatto anche qualche era gol, era un po' come Savicevic con Pance, io facevo Pance perché avevo la pancia e Savicevic, che era Mauro Esposito, li scartava tutti, io l'appoggiavo dentro, quindi va bene. Allora, la mia soddisfazione prima di andare di nuovo con una fascia pubblicitaria dallo studio centrale di Telemax a Lanciano, un attimo, a proposito, visto che stavamo parlando di allenatori, parlavamo con Roberto Bombini, situazione allenatori in Serie A, per fare così un rapido punto della situazione con curiosità. Mi pare che ci sia attualmente soltanto una squadra che ancora non ha deciso l'allenatore, che è la Sampdoria. Non so, chiedo a Giuseppe Tambone, che forse è più informato in questo caso, non so se ha già deciso, sfogliando la margherita, tra Stefano Pioli e Marco Giampaolo, l'abruzzese Marco Giampaolo. La Sampdoria al momento era l'unica squadra senza allenatore in Serie A. Sì, alla fine è così. Chiaramente mi auguro che riesca Marco Giampaolo a trovare continuità, perché sarebbe importantissimo, ma me lo auguro anche per la Sampdoria, perché è tra i due nella scelta, credo che sia obiettivamente l'allenatore che può dare che può trovare nel discorso già fatto l'anno scorso con Montella, quindi i giocatori, le tipologie, anche alcuni concetti di gioco che può dare continuità. Credo che al di là del valore indubbio di Giampaolo, o dell'affetto che io principalmente, ma penso tutti, possiamo avere per lui e soprattutto per quello che ha fatto quest'anno, sarebbe una beffa, non per Stefano Pioli che è un bravissimo allenatore, io lo chiamerei, però cioè Marco Giampaolo, dopo la stagione che ha fatto ad Empoli, irripetibile, è andato alla fine quasi meglio di Maurizio Sarri l'anno prima ad Empoli, per gran parte del campionato è andato meglio, poi si è ripreso anche alla fine. Cioè Marco Giampaolo che resta senza panchina mi sa tanto di bestemmia alla fine, no? No, sarebbe un peccato non solo per lui ma anche per il calcio italiano. Marco è arrivato nel campionato di Serie A, non si è soprattutto spaventato
di questa avventura con l'Empoli. Io lo ricordo sempre, l'ho incontrato forse di questi tempi, e praticamente gli stavano smontando la squadra, sì, dell'Empoli, poi non gli era rimasto più niente l'anno scorso, di fatto, e sì. Voglio dire, credo che con i numeri ha fatto meglio, credo, di Sarri, ma soprattutto ha dato un input particolare, cioè è riuscito a costruire una squadra, un modo di giocare, ma anche dei giocatori, perché Zielinski, Paredes, che aveva lì in mezzo al campo, credo che si siano consacrati, si siano dimostrati due dei migliori centrocampisti in Europa. Diciamolo che fino a un anno e mezzo fa erano quasi degli emeriti sconosciuti. Sì, no, per dire. Per dire, è chiaro che se l'è giocata al di là di Saponara, ma anche ha vinto anche la scommessa con Maccarone lì davanti. Maccarone che gli ha retto benissimo, assolutamente, anzi più degli anni scorsi. Quindi diciamo che quello che ha fatto nell'Empoli meriterebbe un seguito, però un seguito chiaramente confacente al suo modo di ragionare, sì, e al suo modo di intendere il calcio. La Sampdoria, con qualche aggiustamento, credo che sia la squadra che al momento consenta di dare a lui questa continuità didattica, diciamo, di calcio. Ma dall'altra parte, dicevo, anche la Sampdoria valuterà anche il fatto che con Giampaolo si troverebbe un allenatore che potrebbe continuare, chiaramente personalizzando, sì, perché poi ogni allenatore ha i suoi concetti, però dei concetti e delle indicazioni che con Montella, anche non un po' al di sotto delle aspettative, comunque questa squadra riusciva ad avere. È un ambiente sicuramente non facilissimo, però ha un pubblico, credo, tra i più calorosi e simpatici. E anche un presidente della, non facilissimo, della Serie A, diciamo. Sì, vabbè, il presidente poi ho presunto tale. dico, però ecco, sicuramente potrebbe essere un ambiente con cui lui si possa cimentare e che possa confermare, in cui possa confermare quanto di buono fatto. Quindi un grandissimo, di cuore a Marco, un grandissimo in bocca al lupo a lui, e okay, speriamo bene. Allora, dopo la pubblicità parleremo di tutti gli altri allenatori di Serie A, poi torneremo sull'argomento calciomercato, cercando, così facciamo un gioco ai primi giorni di luglio, di abbozzare un ipotetico 11 titolare del Pescara a luglio, cioè giusto, ma proprio per ma una cosa forzatissima, dice pazzesco Luciano Rapp. Da querela quasi. Ma vogliamo fare da anche querela, cose pazzesche, ma quasi da querela. Querelateci poi dopo che diremo l'11 possibile del Pescara in questo momento, va bene. Allora, quindi dallo stabilimento Medusa di Pescara la linea va alla regia di Telemax a Lanciano, ci vediamo tra pochissimo. L'ultima parte di A Muso Duro dal Medusa di Pescara in questo primo venerdì di luglio, mentre se sentite frastuono sono gli applausi dei ragazzi e le varie tavolate, ragazzi che si divertono, ma ci divertiamo anche noi e con A Muso Duro. Allora, abbiamo detto prima, per quanto riguarda gli allenatori di Serie A, in pratica manca solo l'ufficialità, ma Marco Giampaolo dovrebbe essere lui a occupare l'ultima panchina rimasta vacante in Serie A, cioè quella della Sampdoria. Quindi complimenti all'allenatore abruzzese, in bocca al lupo, come diceva anche Giuseppe Tambone. Intanto, per quanto riguarda gli altri allenatori, ricordiamo brevemente che praticamente quelli nuovi sono Giampiero Gasperini sulla panchina dell'Atalanta, Davide Nicola sulla panchina del Crotone, quindi Nicola che dopo l'esperienza a Bari l'anno scorso ci riprova, questa volta direttamente promosso in Serie A con una neopromossa. Giuseppe, vedo che un bel salto. Bel salto, sì. Poi Ivan Juric al Genoa. Juric in realtà era già stato al Genoa come secondo di Gasperini. Juric che ha allenato il Crotone l'anno scorso e l'ha portato in Serie A. Poi Marcello Bielsa, il vulcanico Bielsa, che allenerà la Lazio. È loco. Eh? È loco. È loco, è matto. Poi Vincenzo Montella, scelto dal Milan. Anche qui si pensava che potesse forse spuntarla Marco Giampaolo, invece è stato scelto Vincenzo Montella. Poi il Torino che ha scelto Sinisa Mihajlovic e l'Udinese Giuseppe Iachini. Gli altri allenatori sono tutte conferme, cioè Roberto Donadoni al Bologna, Massimo Rastelli al Cagliari, Rolando Maran al Chievo, Paolo Sosa alla Fiorentina, Roberto Mancini all'Inter, Max Allegri alla Juventus,
Maurizio Sarri al Napoli, Maurizio Ballardini al Palermo, Massimo Oddo ovviamente al Pescara, Luciano Spalletti alla Roma, quindi Eusebio Di Francesco al Sassuolo. Questi sono gli allenatori della Serie A 2016-2017. Massimo Oddo, allenatore del Pescara, ovviamente anagraficamente ma anche come esperienza vissuta in panchina è il più giovane in assoluto. E Sergio, vorrei anche evidenziare, sempre nella speranza di avere anche in questo lotto Marco Giampaolo, che l'Abruzzo ha o potrebbe dare alla Serie A un lotto di allenatori che mica da ridere, perché oltre a Oddo c'è Eusebio Di Francesco, c'è Marco, certo, Giampaolo, quindi chiaramente Eusebio che farà i preliminari di Europa League col Sassuolo, sperando che quindi gli possa andare bene. Significa che il calcio abruzzese può crescere e può dare tanto, perché sì, in rapporto con gli abitanti credo che non ce ne sia per nessun'altra regione. Allora, nei minuti finali di trasmissione torniamo sul calciomercato, torniamo sul Pescara con Valerio De Carolis e con Luciano Rapa ovviamente. Allora, Valerio, direi facciamo un po' questa cosa da querela. Allora, al momento, no, ad oggi un possibile 11 del Pescara, tu in collaborazione con Luciano Rapa, dai, siamo facciamo insieme. Io sono, allora, fantacalcio proprio, tenendo conto del fatto che Oddo forse anche in Serie A sarà orientato sul 4-3-2-1, diciamo, come modulo, uno, cioè due, dipende, con poi due davanti, giocatori, diciamo, sulla tre quarti a sostegno di una punta centrale. Sì, prima di fare questo giochino circola il nome anche di Stendardo dell'Atalanta, che è un nome fatto, sì, direttamente da Massimo Oddo, che potrebbe garantire esperienza nel reparto arretrato. Se ce lo dobbiamo contare a questo punto, ma veramente dobbiamo fare il fantacalcio, facciamo. Allora, parliamo, quindi hai detto Guglielmo Stendardo, ricordiamo, dell'Atalanta, che è un che nome ha 35 anni, che potrebbe approdare in bianco-azzurro, perché è un nome voluto, difensore fatto centrale, da Massimo Oddo, difensore, sì, centrale, che a quel punto andrebbe a completare la difesa. Allora facciamo questo giochino, giochiamo con Zampano, sì, Biraghi sugli esterni, andiamo con Stendardo centrale e l'altro centrale, l'altro centrale tra Zuparic, Fornasier, Aieti. Ricordiamo che Arlind Aieti è questo 23enne difensore centrale nazionale albanese che abbiamo visto all'opera anche agli europei nelle partite del girone eliminatorio, ma qualche presenza anche nel Frosinone l'anno scorso in Serie A. Non è male assolutamente. Entro domenica dovrebbe sciogliere la riserva, quindi vediamo. Sì, perché mi sa che tu si basa tutto sull'ingaggio e gli anni di contratto. Pare che abbia chiesto 4 anni, vero Luciano? Aieti. Sì, 4 anni con clausola rescissoria in caso di retrocessione, facciamo gli scongiuri inclusa. Credo che la fumata bianca non tarderà ad arrivare, domenica ci sarà la risposta, anche perché i procuratori stavano un po' giocando con presunti interessamenti, non tutti erano reali. Ma Campagnaro? Campagnaro resterà, è chiaro che non potrà garantire, sì, 30 partite, servono più difensori, uno probabilmente sarà Ieti, quindi l'altro molto probabilmente Stendardo. Ecco, quindi diciamo che uno dei due posti da centrale poi se lo giocheranno, se lo alternerebbero a questo punto Campagnaro e Stendardo, sì, assolutamente, sì. Centrocampo, uno 36, uno 35 anni, però esperienza da vendere. Però in Serie A serve, sì, non è sicuramente. Oddo l'ha detto inizio anno, sì, è a fine anno. Allora, i tre titolari di centrocampo, fammeli dire a Luciano Rapa, perché lo vedo carico. Grazie, molto gentile. Questo compito ingrato. Ad oggi Cristante, Memusciai, Verre. Oh. Ad oggi Memusciai, attenzione, perché il Bologna preme forte. Domani, sì, Bologna preme da due mesi per Memusciai. Domani metteremo sul sito qualche notizia in più, uscirà anche sul Messaggero qualche particolare interessante, anche sulla famosa clausola spuntata fuori dal nulla. Quindi clausola, rescissoria di 4 milioni che sembra esserci, confermata dall'agente del giocatore nel contratto di Memusciai, e qualora
realmente ci fosse, ma la gente non ha motivo di mentire. Se il Bologna viene e paga cash, il Pescara non può porsi nulla, fermo restando che il giocatore debba accettare. Quindi diciamo i tre centrocampo potrebbero essere Cristante, Memusciai e Verre, ma a questo punto vertice basso, allora Cristante, perché sì. Giuseppe fa un cenno di assenso. Sì, sì, sì. Vabbè, però lui ha giocato spesso anche mezzala, Cristante. Sì, ma gioca da 8, cioè al posto di Verre. Sì, anche se al momento, per come è messo il centrocampo del Pescara, credo che quello sia il suo ruolo. Ma Torreira, quindi la Sampdoria, allora su Torreira il punto era se la Sampdoria poteva versare quanto richiesto dal Pescara l'anno scorso per la cessione. La Sampdoria può versare nelle casse del Pescara? Punto interrogativo. Torreira, in questo momento Torreira non è un giocatore adesso attualmente del Pescara, perché la Sampdoria lo aveva girato in prestito nella stessa modalità, se non sbaglio, di Caprari. Quindi ho capito, cioè, Caprari, ma a me risultava fino a pochi giorni fa che la Sampdoria non l'avesse ancora pagato, non lo so, forse sbaglio. Non credo, perché di Torreira proprio, soprattutto se dovesse andare Giampaolo, se si iscrive al campionato chi? La Sampdoria? Sì, perché uno dei presupposti è che non hai debiti per iscriverti alla stagione successiva, non devi avere debiti con pregressi. Quindi vabbè, quindi tre di centrocampo li abbiamo. Benalì e Caprari. Anche se credo che ci possa essere anche l'opzione Pasquado, che dovrebbe rinnovare con la Juve e tornare nuovamente a Pescara. E credo che in Serie A sia, a mio avviso, meglio un Pasquado. Gusti miei personali. Un Pasquato? Secondo me sì. Luciano, qui resta una bella X sul ruolo di punta centrale. E allora ti dico che secondo me non sempre la difesa a 4 sarà un dogma. Talvolta secondo me si giocherà a 5 e non credo che sempre e comunque saranno due trequartisti dietro un'unica punta. Talvolta ci saranno due punte, se vuoi ti dico le mie due punte, quelle che credo prenderanno, ma non adesso, più in là, per svariati motivi. Spara. Trotta e Monachello, tutti e due. Tutti e due, Marcello Trotta addirittura e anche Monachello. Caspita, non sarebbe male. Quindi allora, riassumiamo. Guarda Riccardo, vediamo se ti piace così prima di chiudere la trasmissione. Ipotetico 11 del Pescara. Bizzarri in porta. Zampano, Aieti, Campagnaro o Stendardo e Biraghi in linea difensiva. Cristante, Memusciai, Verre al centrocampo. Benalì, Caprari in avanti, trequartisti alle spalle di o Trotta o Monachello, oppure Puskas, che è ragazzo dell'Inter che comunque allora io voglio spendere una parola per Puskas, che tu lo vedi come una seconda scelta. Io l'ho visto giocare, Puskas è fortissimo. Tra tutti, secondo me, i giocatori che abbiamo presi, Puskas è forte, molto. Io l'ho visto giocare nell'Inter più volte ed è molto forte. E poi l'Inter, e poi ho visto che il Pescara è anche su Menai, che è un altro giocatore molto forte, che è un ragazzo. No, però uno avrebbe escluso l'altro. Puskas avrebbe escluso Menai. E allora va bene, Puskas è uno che ha fame, uno che piace a me piace tanto Puskas come giocatore. Ti voglio dire, sì, beh, è un 11 in costruzione, non si può. Sicuramente è una squadra da completare. Adesso abbiamo giocato con questa formazione, però sicuramente mancano 3-4 elementi. Abbiamo anche il pubblico, i tifosi, come potete sentire, che ci stanno tributando un'ovazione. Come ti ho detto nelle puntate precedenti, l'acquisto diciamo di Verre per me è fondamentale, perché nell'11 dell'anno scorso che ci ha portato la promozione, il ruolo di Verre, che è quel giocatore che, ripeto, a volte vedi poco, ma che quando non hai in campo senti la sua assenza, la sua mancanza, è molto importante. Quindi il fatto che abbiamo riscattato Verre mi dà veramente fiducia per un centrocampo di qualità, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico. Va bene, capito mister Bombini. Prima Luciano Rapa ha guardato la sfera magica, l'ha toccata la palla di vetro e ha detto: secondo me arriveranno sia Trotta che Monachello a Pescara. Non sarebbe poco, tanta roba. Infatti loro sono bravi entrambi, e poi è logico, come abbiamo detto, penso che sia
una formazione comunque in costruzione, e potrebbe essere anche come aveva detto prima qua Luciano, che in pratica anche a livello tattico ci potrebbero essere delle variabili in base alle partite, a quello che potrebbe essere l'andamento del campionato, quindi aspettiamo, siamo tutti fiduciosi. Fammi sentire un attimo prima di chiudere da Giuseppe Tambone se gli vanno bene questi giocatori al momento, questa ipotetica formazione, cose. Farebbe altro. No, io lo non so. È che mi devono andare bene, per carità, così ragionando un attimo, credo che a livello di modulo, probabilmente considerando una stagione diversa, cioè entriamo nell'ottica in cui il Pescara giocherà una stagione di Serie A, in una Serie A che vede 7-8 squadre, diciamo, dove devi affrontare a testa alta, ma con raziocinio e attenzione altrettante con cui te la puoi giocare in campo aperto, e altre da cui no, il risultato è sempre molto in bilico. Detto questo, non credo che nello spirito si snaturerà, perché è una squadra che sta nascendo con dei punti di riferimento esperti, e credo che la spina dorsale possa essere esperta, però credo anche che il mister magari si riserverà qualche altra soluzione dal punto di vista tattico. Non so se la difesa a 3 possa essere la soluzione, o i 3 a 5 a seconda di come vogliamo dirlo, però io credo che soprattutto nelle soluzioni offensive ci possa essere qualcosa di diverso. Lì davanti Trotta e Monachello. Con la tua solita diplomazia hai appena detto che la difesa con i tre centrali non ti piace per la Serie A. Vabbè, non è che non mi piace, non so se io può traduco essere quello che... No, anche perché voglio dire, ci sarebbe anche l'eventuale opzione di Biraghi come centrosinistra, perché è un giocatore che potrebbe anche giocare in quel ruolo. Però il vero punto di svolta è sicuramente il reparto offensivo. Sì. Lì davanti a me piace personalmente molto Trotta, però ecco, tandem con Monachello lo vedrei un po' precario. Ci metterei piuttosto, e credo che il Pescara sia orientato su queste situazioni, su un giocatore esperto che riesca a integrarsi bene anche dal punto di vista fisico. L'aspetto fisico è importante, nel senso che il Pescara l'anno scorso ha avuto una squadra che faceva dell'agilità, della velocità, del possesso di palla in orizzontale a terra. In Serie A probabilmente dovrà cambiare soluzioni, tant'è che non a caso hanno già messo fisico, centimetri e chili, stanno pensando perlomeno con i nomi che circolano nel reparto difensivo, e credo che stesso ragionamento hanno fatto parzialmente con Cristante, che non è un piccoletto sicuramente a centrocampo, e lo faranno sicuramente in attacco. Quindi io mi aspetto in attacco un attaccante esperto di buona stazza, che soprattutto dia la possibilità al Pescara anche di variare, di fare un gioco sulle palle aeree, sui calci piazzati, che in Serie A ti possono cambiare le partite. Teniamo questa opzione, perché sui calci piazzati in Serie A si fanno tanti punti. Senti, stanno incitando intanto i tifosi, dicendo, Giuseppe, ti stanno dicendo scemo, 100. No. Ah, scemo, no, lo so. scemo, forse ho 100. Sento la notte, va bene. Allora, andiamo a salutare gli ospiti, perché insomma, in questa baraonda chiudiamo questo primo appuntamento estivo con la Muso Duro in esterna. Allora, Valerio De Carolis di ForzaPescara.com. Grazie Sergio. Nel salutarti ti chiedo un giudizio sul sito web che cura Luciano Rapa, Pescara Sport 24. 10 più. 10 più, davvero? 10 più. Ma se collaborate o se non siete, non c'è campanile? No, assolutamente. Perché di solito no. Sui siti web si guerreggia di più che non tra le emittenti televisive. La guerra non porta mai buoni propositi. Io invece ringrazio le ragazze dell'Addio al Nubilato e del Celibato che sono qui, che hanno allietato la mia serata. Le mando un virtuale abbraccio. Che sono qui, che hanno allietato la mia serata, le mando un virtuale abbraccio. Sì, anzi, ma scusa, quanti occhi hai? Con due occhi guardavi, uno verso me, l'altro verso la telecamera. Quanti ne hai per guardare? No, ce li ho abbastanza. Periferica. La periferica. Grazie Valerio. A te, Sergio. Buona grazie serata. A Giuseppe Tambone. Miguel, c'è qualche novità da sapere sulla tua attività o ancora no? Spero la prossima settimana, vediamo. C'è qualcosa. Andrai fuori dall'Abruzzo? Sì, sicuramente. Sì, fuori dall'Abruzzo. Vabbè, in bocca al lupo. Crevi Giuseppe. Luciano Rapa, Pescara Sport 24.it.
cosa pensi dell'ultima stesura di ForzaPescara.com? Bello, sicuramente, hanno rinnovato un po' la grafica, sicuramente accattivante. Come tutte le novità devono essere metabolizzate, anche noi quando cambiamo avremmo qualche difficoltà, però complimenti a loro. Chi arriva per primo sulle chicche posso di solito? Sempre loro. Posso dire a loro una cosa? Credo che facciano un prodotto buonissimo, considerando tante difficoltà di un momento in cui ci si doveva abituare a questo, sì, al passaggio al web. E devo dire che sono veramente sempre sulla notizia, no? Fanno la corsa a chi la butta per prima, ed è una cosa positiva. Bene, grazie. Mister Roberto Bombini, allenatore di Quelli della Notte, scudettato di Fresco con tanto di coppa, confermato? Io oggi il mio contratto è scaduto il 30 giugno, adesso aspetto che la società mi chiami. Vero, sì, ecco, quindi vediamo, adesso vedremo un po'. Intanto adesso io sono disoccupato, adesso vedremo quello che accadrà nei prossimi... C'è la clausola. La clausola, perché se avessi vinto il titolo italiano, adesso aspettiamo un po'. Vabbè. Parlo con la società qua. E... Grazie, mister. Allora, grazie. Parlo con la società. Grazie. Chiusura a voi. Con Riccardo Clinco, è arrivato anche l'applauso dei ragazzi e le ragazze del pubblico per mister Bombini. Riccardo, a te la chiusura, è confermato Bombini? Beh, Bombini è confermato a vita, innanzitutto perché ha portato Quelli della Notte sul tetto d'Italia. Peccato che non ci sia la Wisp europea, perché noi volevamo fare anche le coppe quest'anno, la Champion. Bene. A parte gli scherzi, grazie a tutti di essere venuti, abbiamo avuto la fortuna di avere questo parterre di ospiti, sì, molto informati sul calciomercato del Pescara. Confidiamo di fare una bella stagione, ci vediamo settimana prossima in una location diversa da questa, perché qua effettivamente al di là degli occhi c'è molta confusione, però magari se per la prossima in spiaggia sarà una cosa un po' più simpatica, un po' diversa, forse va bene, un po', allora, più, per un la po' prossima, meno rumorosa. Per la prossima grazie per averci ospitato alla Medusa Dinner Club qui a Pescara. Grazie a Fabio, Nicola e Gianni che sono al mixer dietro le telecamere qui a Pescara, Tommaso e Marcello che sono in regia a Lanciano con la famiglia D'Alonso. Ringraziamo anche le sorelle Paola e Leda e tutti quanti. Allora, noi ci vediamo a questo punto venerdì prossimo, magari dalla spiaggia, cercheremo di andare in spiaggia venerdì prossimo per il secondo appuntamento di Ammuso Duro in esterna qui dalla Medusa Dinner Club di Pescara. Grazie a tutti voi, sempre Ammuso Duro, alla prossima.